Ciao a tutti, sono Giacomo Cestari e benvenuti alle mie video lezioni di recupero digitale. Oggi facciamo un allenamento semplice sul teorema di Pitagora. Allora, ho disegnato sei triangoli rettangoli e di questi triangoli rettangoli ho messo le misure di due lati. Non ho scritto l'unità di misura perché per adesso mi interessa solo lavorare con le cifre. E quello che vi chiedo sarà di lavorare in ordine questi sei piccoli, brevi problemi, ragionando in questo modo. Allora, punto 1, identificare l'angolo retto. Quindi nel primo triangolo si identifica qual è l'angolo retto. Avendo identificato l'angolo retto, sappiamo che i due lati adiacenti all'angolo retto sono i cateti, quello opposto è l'ipotenusa. Quindi, ragionando sul primo, questo è l'angolo retto, questa è l'ipotenusa e gli altri due sono i cateti. Dopodiché si passa all'incognita, quindi noi dobbiamo trovare l'ipotenusa e si capisce quale formula bisogna applicare, quindi ipotenusa uguale radice quadrata di cateto maggiore alla seconda più cateto minore alla seconda. Dopodiché si fanno i calcoli e, con le tavole numeriche a portata per fare i vari quadrati. Allora vi chiedo di prendere carta, penna, non occorre che disegnate di nuovo tutte le figure, scrivete solo figura 1, fate i calcoli e trovate la misura che deve essere sostituita al punto di domanda, quindi la terza misura. Avete per ogni triangolo o rettangolo due lati e dovete trovare sempre il terzo. Vi chiedo di stoppare il video, quindi trascrivervi i dati dei vari problemi, li affrontate, poi fate ripartire e ci confrontiamo insieme sui vostri risultati. Fate il meglio che potete. Se avete fatto a fondo quando ci confrontiamo 6 di 6, quindi 6 triangoli risolti giusti, e diciamo se siete promossi. Se ne fate 5, un po' meno bene. Se ne avete risolti solo uno o due, allora può esserci qualche bisogno di rivedere le varie lezioni o di rivedersi un po' le formule. Ok, stoppate il video allora e buon proseguimento da soli, buoni calcoli, buoni ragionamenti e poi lo fate ripartire. Bene, allora l'angolo retto è questo, quindi è l'ipotenusa, devo trovare l'ipotenusa, quindi ipotenusa uguale radice di che cosa? Di 40 alla seconda più 9 alla seconda. Quindi se andate sulle tavole, il calcolo che serve è 1600 più 81 e quindi è la radice di 1681 che fa 41. Problema numero 2. L'angolo retto. Questa è l'ipotenusa, cateto minore, cateto maggiore. Quindi cateto maggiore, siamo già qua, eh? Cateto maggiore, radice di che cosa? Ipotenusa alla seconda meno cateto minore alla seconda. Quindi 85 alla seconda meno 13 alla seconda. Cerco sulle tavole 85, cerco sulle tavole 13. Inserisco l'85, scoprirò che è 7225 meno 13 alla seconda 169. Il calcolo dà come risultato 7056. La sua soluzione è 84. Passiamo al 3.
L'angolo retto è questo, i due cateti, l'ipotenusa, questa è l'ipotenusa, cateto minore, cateto maggiore. Devo trovare sempre il cateto maggiore, quindi cateto maggiore, radice di... Qual è la formula? È ipotenusa alla seconda meno cateto minore alla seconda, quindi è 37 alla seconda meno 12 alla seconda. Cerco sulle tavole il 37, cerco sulle tavole il 12. Il 37 è 1369 meno 144. E che dà 1225. E il risultato è 35. Esercizio 4. Allora, c'è la virgola, quindi forse è un po' più difficile. Angolo retto, questa è l'ipotenusa, il lato opposto, cateto minore, cateto maggiore. Quindi ipotenusa uguale radice della somma dei quadrati costruiti sui cateti, quindi 2,4 alla seconda più 14,3 alla seconda. Come cerco questi due numeri sulle tavole? Beh, cercherò il 24 che va a 576, scrivo 576 e poi metto la virgola, una virgola per due, due virgole, più 14,3, cerco il 143 che fa 20.449, 20.449, una virgola per due, due virgole. Faccio la somma di questi due numeri che fa 210,25. Questa è una radice di un numero, di un quadrato perfetto, di un numero decimale riconducibile a un quadrato perfetto. Potete per andare a capire come si risolve questo, c'è un video nel capitolo radici che può aiutarvi. Comunque cerco il numero senza virgola sulle tavole, scrivo il risultato, che è 100, scusate, è 210,25, scrivo il risultato che è 145 e poi metto la virgola, due virgole qui, una virgola nel risultato, è l'opposto. Problema 5, non ci sono virgole, angolo retto, quindi questa è l'ipotenusa, questo è il cateto maggiore, questo è il cateto minore. Devo trovare il cateto minore. Cateto minore, che cos'è? Dalla formula, ipotenusa alla seconda meno cateto maggiore alla seconda. Quindi il quadrato costruito sull'ipotenusa meno il quadrato costruito sul cateto maggiore, quindi è 61 alla seconda meno 60 alla seconda. Cerco sulle tavole 61, trovo che è 3721 meno 3600. Faccio la sottrazione, 121, che fa 11. La radice di 121 è 11. Ultimo problema è il 6, angolo retto, questa è l'ipotenusa, questo è il cateto minore, cateto maggiore. Per trovare il cateto maggiore la formula è sempre quella, ormai l'abbiamo imparata, ipotenusa alla seconda meno cateto minore alla seconda, quindi 1,97 alla seconda meno 0,28 alla seconda. Come trovo sulle tavole questi due numeri? Cercando il 197, che è 38.809. Dopodiché 2 virgole per 2, 4, 4 posti. Meno 28 alla seconda, lo cerco sulle tavole, fa 784.
2 virgole, quindi 4 virgole, 3, 4, e metto lo 0. Faccio la sottrazione e ottengo 3, 8, 0, 2, 5. Come calcolo la radice di un numero decimale riconducibile a un quadrato perfetto? Cerco sulle tavole 38.025, sulla colonna n alla seconda. Sulla n vedo il risultato che è 195, metto la virgola, 4 cifre sotto la radice, 2 cifre la metà, fuori 1,95. Bene, spero che questo allenamento sia stato d'aiuto e se non siete riusciti a farne almeno 6 giusti o 5 giusti, io vi consiglio domani di riprovare, di far ripartire il video e riprovarci di nuovo e vedere come va. Grazie e al prossimo video.